1300 ettari in quota tra Rovegno, Fontanigorda e Arezzoaglio. Un piccolo regno della biodiversità, dove i ritmi della natura si intrecciano con i segni del lavoro dell'uomo, che nei secoli si è preso cura dell'ambiente, nell'armonia di coltivazioni e pascoli con la flora e la fauna. Siamo nel SIC, sito di interesse comunitario, Lago Marcotto, Rocca Bruna, Gifarco e Lago della Nave, sull'Appennino tra la Val Trebbia e la Val D'Aveto, ricco di zone umide, con sorgenti, stagni e torbiere dove prosperano anche i trituri, e boschi e praterie, dove fioriscono preziose orchidee e altre specie rare, come le drosere. Un trionfo di vita e storia al quale è dedicato il progetto di promozione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, finanziato dalla Regione con fondi del POR 2007-2013, coordinato dalla provincia di Genova e avviato dal suo centro di educazione ambientale con l'Università e gli enti locali di Vallata. La provincia di Genova in questo progetto si è posta diversi obiettivi. Prima di tutto informare gli amministratori locali delle attività di gestione e di valorizzazione che sono state svolte in questi anni dalla provincia di Genova, dall'Università di Genova e da diversi soggetti locali. Le attività di valorizzazione e di ricerca realizzati negli habitat prioritari meritano oggi una maggiore diffusione, soprattutto per i risultati che sono stati raggiunti. E il progetto del SIC Rocca Bruna sarà protagonista con altri tesori ambientali anche delle giornate in regione dedicate alla biodiversità. È fondamentale il coinvolgimento degli enti e delle comunità locali per far crescere una nuova consapevolezza del valore ambientale, storico, umano di questi territori, preziosi come le culture e le tradizioni riportate in luce dalle ricerche del Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale dell'Università. E la storia dell'uomo e del suo rapporto con l'ambiente è scritta anche nelle tracce di antichi pollini e microcarboni. Siamo riusciti a capire che, ad esempio, già la brughiera attuale, diciamo, è stata preceduta tra 1850 e 1950 da una situazione di prati pascoli, e siamo riusciti ad andare anche più indietro nel tempo. Quindi in età tra 1600 e 1700 abbiamo trovato la presenza proprio di un castagneto, che è abbastanza una rarità a questa altezza, 1200 metri di altitudine. Andando ancora indietro nel tempo, a periodi ancora precedenti, è venuto fuori un altro paesaggio culturale, che è quello del pascolo alberato di abeti bianchi, un paesaggio totalmente scomparso dall'Appennino, diciamo. Ancora prima abbiamo trovato un'altra traccia di impianto di castagni, questa volta risalente al 1200. Da queste radici, i fondamenti del SIC Rocca Bruna e la riscoperta di tradizioni e attività agricole storicamente legate ai suoi ambienti. Le pratiche di uso del fuoco in queste montagne erano diffusissime fino alla metà dell'Ottocento. Poi la legislazione forestale le ha arrestate, però in quanto pratiche sono rimaste nell'uso locale, spesso quasi criminalizzate. Oggi ci potrebbe essere un interesse, come si è dimostrato in altre aree montane dall'Europa, per esempio i Pirenei, di reintrodurre. Non c'entra niente con gli incendi, bisogna stare bene attenti. Si tratta invece di un'attività che può aiutare a controllare la vegetazione in funzione della conservazione ambientale. Boschi, pascoli e acque raccontano anche una storia di gestione collettiva e comunitaria di questo territorio, anticamente una proprietà dei Doria e delle sue risorse. Prima venivano sfruttate come legna da ardere, i faggi, le faggete, poi le sorgenti dell'acqua che sono state utilizzate, convogliate e fornivano acqua ai paesi sottostanti. Frazione Casanova è proprietaria di queste zone, chiamiamole pure demaniali, perché non sono private, però ha la gestione. Il comune ha dato mandato di gestione ai beni frazionali. Nel SIC Rocca Bruna, dove la provincia aveva già realizzato progetti di gestione e recupero di sentieri, pascoli o antichi manufatti, prospera la vita animale e vegetale, con specie rare e preziose.
molto importante per la biodiversità del sito sono le zone umide. In particolare la Moglia di Casanova è risultata essere una zona di pascolo e di abbeverata. Quindi sono stati effettuati dei lavori di ripristino di queste soglie proprio per mantenere la biodiversità dell'area e preservare la fauna e la flora protetta e di pregio. La piccola torbiera di Casanova, un ambiente estremamente raro in Liguria, ospita varie specie di anfibi, in particolare alcuni tritoni, il tritone alpestre e il tritone volgare, mentre altre piccole zone umide, sempre all'interno del SIC, ospitano anche il tritone crestato, che è una specie estremamente rara in Liguria e protetta anche dalla direttiva Habitat. Inoltre sono anche molte le specie vegetali di particolare interesse e diciamo, le attività di riqualificazione, di ripristino del livello idrico sicuramente permetteranno il mantenimento di questo habitat prezioso per la nostra regione.